L'assistenza territoriale in una nuova visione moderna, con particolare attenzione alle innovazioni organizzative, tecniche e tecnologiche più recenti. Sono stati questi gli argomenti affrontati a Teramo presso la sala convegni dell'ospedale Mazzini durante l'incontro nazionale dal titolo «Dalla pandemia da Covid ai nuovi modelli di assistenza territoriale, un approccio One Health verso gli obiettivi di salute dell'Agenda 2030». Oggi si parla della presa in carico del paziente in termine olistico, completo, sia nel momento in cui c'è l'insorgenza di quella che è una patologia complessa, ma soprattutto anche della presa in carico dopo le dimissioni dall'ospedale, quindi quella continuità assistenziale, quell'integrazione tra l'ospedale e il territorio e aggiungo tra il DM 70 che stabilisce i requisiti per la rete ospedaliera e il DM 77 che stabilisce i requisiti per quanto riguarda la rete territoriale. Alla base dell'incontro la questione della prossimità e delle necessità dell'integrazione sia sociosanitaria che ospedale-territorio, sottolineando la centralità di un approccio One Health e la necessità di un rafforzamento dell'assistenza domiciliare e del contrasto alle liste d'attesa. Ma si è parlato anche dell'importante ruolo nella sanità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, argomenti questi su cui è intervenuto da remoto anche il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Ho ribadito il supporto del Ministero per accompagnare le regioni nella fase attuativa delle misure del PNRR. Abbiamo messo sul tavolo alcune criticità che sono frutto di un decennio di programmazione inadeguata e che coinvolgono in prima istanza l'annoso problema delle liste d'attesa. Un'altra lezione che abbiamo imparato dalla pandemia: dobbiamo guardare la sanità con la visione che ripeto sempre One Health, basata sull'integrazione delle diverse discipline, sul riconoscimento del legame indissolubile che c'è tra la salute umana, la salute animale e soprattutto quella legata all'ecosistema nel quale viviamo. Processo di miglioramento della sanità che passa dalla riorganizzazione dell'assistenza territoriale codificata dal DM 77, che prevede una serie di strutture di nuova costituzione che nel complesso spingono verso una maggiore prossimità dei servizi alla comunità. Noi siamo pronti, già inizieremo a breve con l'attivazione delle 3 COT, dopodiché a breve partiranno anche le gare per la realizzazione delle 8 case di comunità e dei 2 ospedali di comunità. A questo si dovrà aggiungere gli importanti investimenti che sono stati consentiti per le grandi attrezzature, gli importanti investimenti per la digitalizzazione, che oltre alla riforma territoriale la digitalizzazione sarà lo strumento che ci consente appunto di poter gestire con la telemedicina, teleassistenza, con il fascicolo sanitario elettronico, con la cartella elettronica la vita sanitaria appunto del paziente, di farlo sentire salvaguardata e tutelata la sanità.